Itinerario quaresimale. 40 giorni in preparazione alla Pasqua. Giorno 4. I disegni di Dio. Quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Quante volte comprendiamo solo in un secondo momento ciò che il nostro Padre ha fatto e permesso per il nostro bene. Le vie di Dio, infatti, non sono semplicemente disposte davanti ai nostri occhi come un libro aperto, in cui possiamo leggere tutto nei dettagli e trovarlo meticolosamente tracciato. Tuttavia, esiste un piano divino per ciascuno di noi. Già prima della creazione del mondo, Dio Padre aveva disegnato tutto il progetto della mia vita, fin nei minimi dettagli. Non cade un capelo dal vostro capo senza che il vostro Padre lo sappia. Egli ha tracciato il piano della mia vita con tale dedizione e cura che sembrerebbe che tutta l'eternità si sia occupato solo di me, affinché assumendo il posto che mi aspetta nell'universo, con i talenti che mi sono stati assegnati, la sua gloria si riveli al meglio delle mie capacità. Ricordiamo a questo proposito le parole di San Paolo agli Efesini. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Il Padre ci permette di scoprire il suo piano per noi. Una volta che per sua grazia siamo usciti dal peccato e dalla confusione e abbiamo attraversato la porta stretta, il suo piano può svilupparsi fruttuosamente ogni giorno. I disegni di Dio non rimangono del tutto oscuri, ma possiamo sempre scoprire quell'aspetto che è necessario per il prossimo passo da compiere. A volte il Signore ci mostra qualcosa di più per la nostra gioia e responsabilità. Ciò che ci è concesso di conoscere è talmente grande che ci basta per continuare il nostro cammino in pace, mano nella mano con Dio, constatando con gratitudine di aver trovato l'indizio per realizzare ciò che il Padre vuole da noi. In questo modo possiamo andare avanti verso il futuro con fiducia ed essere attenti a tutto ciò che il Padre ci permette ancora di scoprire. In questo giorno gli chiediamo: amato Padre, che cosa è che hai progettato fin dall'eternità per questo giorno? Permettimi di scoprirlo e di realizzarlo. Mio Signore, mio Dio, distaccami da tutto ciò che mi allontana da te. Mio Signore, mio Dio, concedimi tutto ciò che mi avvicina a te.